Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata della Pixelmon. Allora ragazzi, noi siamo qui in questa nuova puntata e prima di tutto vi invito a lasciare un bel like se la serie vi sta piacendo e continua a piacervi. E ieri sera, tipo sul tardi, ho visto un paio di cosette su quanto riguarda gli EV, soprattutto per il fatto che quale EV insomma avessero i Pokémon. Ho scoperto una cosa abbastanza interessante. Prima cosa, Venusaur può far male tantissimo e facilmente un sacco di Pokémon che volevo io, sostanza ora non ricordo il loro nome. Qual era il nome? Non mi ricordo, ragazzi, vi giuro. E comunque dei Pokémon acquatici facilmente, perché la maggior parte di loro dà degli EV di difesa. A me servono sia difesa speciale, visto che comunque Venusaur sarà un attaccante principale, cioè più un attaccante è un difensore, quindi sarà un Pokémon che avrà tanti HP e tanta difesa speciale, quindi vorrei tenerlo da quel punto di vista abbastanza tankoso, quindi attaccare quei Pokémon sarà un'ottima idea per il nostro bellissimo Venusaur. Mentre per Infernape ho scoperto la maggior parte dei Pokémon di tipo coleottero, quindi tutti quelli che si trovano più o meno in questa zona, tra cui tra Parasect, anche credo che altro c'era. Ah, per esempio comunque dicevo qui il nostro Slowbro, se non sbaglio, da difesa speciale, se non sbaglio. Comunque la maggior parte dei Pokémon carini che troviamo qua vicino, ragazzi, potremmo usarli per farci un sacco di EV. Però ovviamente per farli fare più velocemente di EV avremo anche bisogno di oggettini da dargli. Però non ho abbastanza soldi, quindi per il momento direi che potremmo usufruire di questa prima puntata per poter un po' livellare. E se riusciamo, li facciamo avere da Ev, che ha esplorato un po' la mappa o la zona, diciamo, dove c'era la mesa, oppure dove c'è la savana. Perché nella savana mi avete detto che sfona Luxio, quindi voglio andarlo a prendere in quanto mi serve come Pokémon elettro al posto del nostro bellissimo Electabuzz. Come stavo dicendo, le Slowpoke per esempio danno, se non sbaglio, difesa o HP? Bella domanda, non lo ricordo precisamente, però lo scopriamo. Per esempio EV4 e EVS4, scusatemi. Scopriremo che il nostro Venusaur ha difesa EV11. Va bene, ha recuperato anche un po' di HP. Vediamo un po' se riusciamo a uccidere questo bellissimo Slowpoke. Nel frattempo, ho sbaglio, il server sta laggando, non sono io che sto laggando. Ok, dettagli. Facciamo un bellissima frustata tranquillamente. Dovremmo fare imparare un paio di mosse al nostro piccolo amico, perché in realtà non ha né giga sopprimento né tante altre mosse che potrebbero essere utili. Ok, e vediamo un po' come va con gli EVS. Ok, no, aveva gli HP Slowpoke, quindi va bene, anche perché così almeno posso recuperare un po' di HP, visto comunque già di suo Venusaur è abbastanza tankoso, quindi ci sta tantissimo. Ok, io direi che giro un po' per le foreste, cerco qualche altro Pokémon da farvi vedere, magari qualche EVS carino che non abbiamo ancora visto, e se riesco vado alla ricerca di una savana, perché è importante. Oh, qui c'è un Paras, lo uccidiamo subito. Nel frattempo dobbiamo anche dormire, se possibile, o comunque recuperare un po' di HP per il mio bellissimo Staraptor, che sennò non posso volare. In realtà, vabbè, potrei comunque tranquillamente volare con il nostro piccolo amico Charizard. Ah, un'altra cosa ragazzi molto importante: qualcuno mi stava spiegando un po' le mosse che potrei far imparare su Infernape. Qualcuno mi ha detto: Ulisse, guarda che in realtà potresti tranquillamente anche andare di mosse completamente fisiche, in quanto comunque delle mosse fuoco fisiche ci sono. In effetti è vero ragazzi, perché per esempio ho visto che c'è fuoco pugno, c'è un'altra mossa che adesso non ricordo perché me l'avete scritto comunque nei commenti, importante perché avete scritto un sacco di cose nei commenti. C'è una mossa di livello 68, credo, lo impari Infernape, che è una mossa di tipo attacco. Comunque questo, oddio, perché non mi esce il Pokémon? Vabbè, comunque dicevo, una mossa, oddio, non so se questi danno, se non sbaglio questi danno tutti attacco. Ok, VS, vediamo un po' quanto c'è VS1. Guardate, 38 d'attacco è tantissimo. Sta un po' aumentando, ci vorrà ancora un pochetto, dovremmo arrivare più a un 100, però così già può andare bene. E quindi ragazzi, dovremmo in qualche modo livellare tranquillamente. Ora dovrò rilogare perché non mi si vede più il Pokémon ed è un bel problema. Oh, è ritornato, perfetto. E ok, uccidiamo un attimo il nostro piccolo Iridos. Allora, ho trovato un altro bioma uguale a quello di prima. E qui ci sono come per esempio dei Venomoth, che sono anche belli potenti, sinceramente. E dovrei shottarli abbastanza facilmente con un colpo. Io spero ovviamente di poterlo fare. E loro sono anche livelli alti, quindi potremmo livellare senza problemi. Per esempio facciamo rotafuoco. Non ho parlato adesso, no, ho parlato turbofuoco. Adesso posso liberare, l'ho levato. Vediamo un po', turbofuoco dovrebbe shottare. Ok, no, merda, mi ha shottato. Però faccio vedere comunque che delle mosse di tipo, cioè delle mosse comunque d'attacco dovrebbe darmi un bel po' di aiuto. E dovrebbe andare bene. Non so perché sto laggando un pochetto. Magari adesso lacerazione. Faccio il posto di viso truce, che ci sta tantissimo. Vado un attimo a riaprire la Pixelmon, ragazzi, ci vediamo fra poco.
Ragazzi, nel frattempo stavo un attimo discutendo il fatto che un po' il server sta laggando in termini di mob, quindi c'è un po' troppe entità, quindi probabilmente diminuiremo un po' il numero di Pokémon che spawnano. Io sto anche laggando in termini di FPS, quindi è un bel problema in effetti. Non so cosa sia causato oggi, vabbè, vedremo poi in futuro. In ogni caso, ho messo a cuocere un po' di questo ferro e lo andremo a vendere perché finalmente posso recuperarmi. Sapete che cosa, ragazzi? La nostra lente che servirà, in realtà una delle lenti. Ora, no, ho visto che la power lens non serve a me perché quella aumenta la special attack. Mi serve qualcosa che mi dà attacco quando uccido un Pokémon a prescindere. Funziona così. Sicuramente questo item, quando noi lo prendiamo, ragazzi, ci dà comunque gli EV. Anche se quel Pokémon che attacchiamo in realtà non ci dà gli EV, tipo ci dà 4 EV in questo caso. E se dovessimo uccidere, per esempio, non lo so, un Parasect che ne dà 2, per esempio, di EV attacchi, ne avremmo in totale 6 rispetto a prendere tanto 2. Quindi sarebbe una figata pazzesca. Voglio solamente andarlo a comprare. Costa 500, credo di avere abbastanza soldi. Quindi andiamo a vedere un attimo come si chiama prima di tutto e cerchiamo di arrivare anche al centro città per poter comprare un paio di cosette. Ok, quindi andiamo qui un attimo al trafficante di rocce, vendiamo tutti i nostri piccoli cosi. In effetti non ci avevo pensato al fatto che sono 5 e non 10, però vabbè, credo comunque si riesca a recuperare almeno 100 di questi e ce l'ho sicuramente. Riesco a fare 500 di mone, quindi un po' di mone da vendere, yep. Bene, cerchiamo un attimo di scambiare i nostri piccoli soldi velocemente qui. Facciamo tutti in 10, facciamo tutti in 10, ok. E con un paio, con una cinquantina di questi credo di farcela abbastanza facilmente. Arrivare a 50, 47, 49, 50, perfetto. Dovrei riuscire a farmi un paio di questi sinceramente. Ok, sono 10 di questi, poi sono 5 di questi e uno di questo. Perfetto, 500 ragazzi. Andiamo a comprarci un Vigor Cerchio, che in sostanza è quello che ci serve. E in sostanza come funziona? Lo diamo al Pokémon molto semplicemente, senza troppi problemi. Credo sia Vigor Cerchio in realtà, perché non sono completamente sicuro. Vediamo un po', no, prima di tutto devo salire a Caposoro, perché questo non c'entra, era gli oggetti, qua. Ok, andiamo qui in boost. E credo sia, sì, il Vigor Cerchio. Io lo do al nostro piccolo amico Infernape. Quindi questo è un power, questo cos'è? Un, vediamo un po', oddio, ho perso, dove sta? Dove è andato a finire? Qua, ok. Si chiama Power Bruiser, ok. Lo diamo al nostro piccolo amico. Gli diamo, cioè gli diminuisce la velocità in totale, quella finale, insomma, vedete, la velocità tipo 99 diventa la metà. Però ad ogni Pokémon andiamo a uccidere, lui aumenterà gli EV del nostro Infernape. Quindi facciamo EVS1, vediamo un attimo, EVS1. Ok, vediamo che abbiamo 40 di attacco EV. Andiamo a uccidere, per esempio, un Magikarp che ci dà uno speed, ci dà uno di speed tranquillamente. E vi faccio vedere che aumenteremo le stats tranquillamente. O non questo, ho sbagliato. Devo dare un attimo il nostro piccolo Infernape. Ok, aspettate che cerchiamo di combattere Magikarp. E bam, rotta fuoco, qualsiasi mossa vada bene, perfetto. Avremo una statistica in più di speed, quindi 17 di speed perché il Magikarp ci dà una stats. E invece 4 in più d'attacco, vediamo un po' se è giusto. Sì ragazzi, perfetto, come vedete quindi è più facile così livellare il nostro attacco. E faremo principalmente attacco e speed, quindi quasi quasi potrei anche tranquillamente uccidere un bel po' di Magikarp, sapete? Potrebbe essere un'idea, credo di portare almeno 200 la stats d'attacco e poi andare 200 di velocità, così da avere comunque priorità in termini di attacco. Infatti prenderò tipo, se non sbaglio, attacco, no, attacco rapido, dovrebbe essere pugno rapido credo. E quindi avremo un priorità attack. E oltre a quello dovremmo comunque ricevere anche un bel po' di attacco di danno normale, quindi faremo un bel po' di danno come tipo lotta. Quindi sarà un'ottima cosa. Noi però nel frattempo ci vediamo nella prossima puntata. Andrò a farmare un bel po' in off camera perché voglio comprarmi una Master Ball e andremo ad esplorare nella prossima puntata. Voglio cercare un attimo il nostro Luxio, che ci servirà per, diciamo, completare un paio di altri slot nella squadra, se riusciamo. Quindi ci vediamo nella prossima puntata. Da Ulisse è tutto. Ciao ciao ragazzi.